stavo dicendo, vediamo le caratteristiche di uscita dei BGT. Per comunità prendiamo un terminale comune, di solito si prende l'emettitore e poi si riferiscono le due tensioni degli altri due terminali a quella dell'emettitore. Quindi le variabili sono, come dicevo prima, le due correnti degli altri due terminali e le tensioni degli altri due terminali, rispetto a altri due rispetto a quello che è comune. Quindi adesso io rappresento le caratteristiche di uscita dei BGT, come si dice, a emettitore comune. Vediamo questo caso perché nella pratica è il caso più frequente e più utile. Che cosa vuol dire mettere emettitore comune? Come dicevo, questo è il simbolo del bipolare. Metto a massa l'emettitore e rappresento le due maglie di ingresso e di uscita in questo modo. Ho il terminale di base, che è parte della maglia d'ingresso, quindi la corrente nella maglia d'ingresso è la corrente di base, questa è la resistenza, questo è un generatore di tensione equivalente Thevenin, diciamo, e poi dall'altra parte ho la maglia di uscita, anche qui la corrente nella maglia di uscita, come si vede, è la corrente di collettore. Quindi questa è la VBE, questa qui è la VBC, scusa, la VCE, riferite all'emettitore che è il nodo di massa. Quindi nella maglia d'ingresso abbiamo come variabili IB e VBE. Nella maglia di uscita abbiamo come variabili la corrente di uscita IC e la tensione sul nodo di uscita VCE. Allora, quando io rappresento le caratteristiche di uscita, scrivo la corrente di uscita in funzione della tensione di uscita, usando come parametro la corrente nella maglia d'ingresso, che è la stessa cosa che avevamo fatto quando avevamo visto le caratteristiche di uscita del generatore di corrente controllato in corrente. Allora, mettiamoci questa situazione, quindi IC in funzione di VCE. Allora, vediamo di usare quello che abbiamo imparato finora. Cosa abbiamo visto noi? Che in zona attiva diretta, vabbè, scriviamolo prima, in zona attiva diretta abbiamo che IC è praticamente beta F per IB. Quindi il circuito si comporta come un generatore di corrente controllato da corrente. Quindi se lo voglio andare a rappresentare qua, avrò che IC non dipende da VCE, ma dipende soltanto dalla corrente IB. Quindi per un certo valore di B, IC vale, per esempio, se IB qui è IB1, IC varrà beta F IB1, giusto? Poi per un altro valore di B pari a IB2, IC varrà beta F IB2. Per un altro valore di B, IB3, ops. IB3, IC varrà beta F IB3. Questa è la zona attiva diretta, ok? Questo lo segno così, zona attiva diretta. Perché in zona attiva diretta VCE è positivo? Beh, perché vedete, la giunzione base-collettore è polarizzata inversamente, quella base-emettitore è polarizzata direttamente, quindi tra collettore e emettitore la tensione è positiva. Vi ricordo che VCE
E per definizione è uguale a meno VBC più VBE. Ok, sì, è la notazione che avete usato probabilmente anche letto te, che VCE è la tensione sul collettore meno la tensione sull'emettitore, no? VC meno VBE. Quindi vedete, VBC è negativo, VBE è positivo, quindi VCE è positivo. Ok? Ora io ho disegnato una zona centrale. Quando VCE... se VCE si avvicina molto a zero, che cosa succede? Succede che se si avvicina a zero vuol dire che VBC e VBE sono più o meno uguali, quindi vuol dire a questo punto che sono tutte e due le giunzioni polarizzate direttamente e quindi sono in zona di saturazione. Quindi quando mi sposto da questa parte sono in zona di vicino all'asse delle ordinate, sono in zona di saturazione. E lì che cosa succede? Lì succede che in pratica il dispositivo si comporta non più come un generatore di corrente controllato a corrente, ma praticamente si comporta come un cortocircuito, quindi fa passare corrente, è come una resistenza molto bassa, no? Passa la corrente che deve passare una volta applicata la tensione, cioè, con un blocchetto di silicio qualunque. Quindi vi faccio vedere, questa è la situazione idealizzata, vedete, assomiglia proprio a un generatore di corrente controllato in corrente ideale. Nella pratica la caratteristica di uscita è fatta così. Analizziamo un pochino con calma le differenze. Allora, questa cosa qua, ops no, troppo forte, questa cosa qua è la zona di saturazione. Vedete qui il dispositivo qua è in saturazione, diciamo tutta questa zona è in saturazione, non si comporta più come un generatore di corrente controllato in corrente. Ok? Quindi questo è il primo effetto. Per VBC bassi, all'incirca bassi 0,2, quando si scende sotto gli 0,2 volt, vuol dire che le due giunzioni base collettore e base emettitore sono tutte e due polarizzate direttamente, per esempio una è 0,7 e l'altra è 0,5, quindi alla fine sono tutte e due polarizzate direttamente, no? Siamo in saturazione. Quindi sotto 0,2 volt si assume che siamo in saturazione. Per tensioni più alte che cosa succede? Qui succede breakdown della giunzione tra base e collettore, perché quando aumento VCE, siccome la VBE è circa sempre 0,7, se aumento la VCE vuol dire che sto polarizzando in modo più forte, inverso, la giunzione tra base e collettore. Quindi sto aumentando la tensione inversa sulla giunzione base e collettore. Come sapete è una giunzione PN, quindi se arrivo al valore di breakdown, poi la giunzione si rompe e la corrente improvvisamente sale senza più controllo. Quindi quello che succede qui... questa zona è il breakdown della giunzione breakdown della giunzione base collettore. Quindi in generale qua avrò un valore massimo. Internamente l'andamento assomiglia a quello che è più o meno ideale, va bene? L'unica differenza è che vedete, e questo ve lo segno perché adesso lo guardiamo un po' in dettaglio, le caratteristiche non sono orizzontali, va bene? Non sono proprio orizzontali, diciamo la pendenza è leggermente positiva. Molto poco, io ho esagerato per farvelo vedere, altrimenti non si apprezzava bene. Però è un effetto importante, cioè in pratica se vado a vedere le caratteristiche di uscita di onde bipolari, c'è una regione interna,
in zona attiva diretta, dove il bipolare si comporta come un generatore di corrente ideale, controllato da corrente, come quello che abbiamo visto all'inizio dell'analisi dei bipolari, con cui, vi ricordate, ci possiamo fare facilmente un amplificatore. Con che limiti? Innanzitutto, per VCE troppo basse, no, si va in saturazione, non si comporta più in quel modo. Per VCE troppo alte, si va in breakdown, quindi non si comporta più come un generatore di corrente. E nella zona in cui si comporta come un generatore di corrente, in realtà c'è una leggera dipendenza di C da VCE, non è proprio indipendente. Quando aumento VCE, IC aumenta un po'. Ok? È molto leggera questa cosa, però è importante da tenere in considerazione. Io qui lo risegno. IC aumenta leggermente. All'aumentare di VCE. Questo fenomeno si chiama effetto Early. Lo vediamo tra un attimo. Vediamo perché questa cosa avviene. È importante spiegarlo. Vediamo di spiegarlo. Allora, per capirlo qualitativamente, mettiamoci in zona attiva diretta e guardiamo il solito andamento della energia potenziale per gli elettroni, quindi questa è sempre energia potenziale per gli elettroni. Quindi questa è l'emettitore, questa è la base, questo è il collettore. Allora, quella che noi abbiamo chiamato VCE non è nient'altro che in pratica questa quantità, no, il suo salto di energia sarà uguale a Q per VCE. Ok? Q perché VCE è un potenziale, l'energia potenziale va moltiplicata per Q. Quindi cosa succede? Che se io aumento la VCE, aumenta quel salto. Allora, l'effetto principale è questo. Immaginiamo di aumentare la VCE. Se aumento la VCE, aumenta, per esempio, la porto qua. Va bene? A questo punto ho aumentato la VCE parecchio, il salto complessivo l'ho portato qua, la VBE non l'ho cambiata, quindi la base è sempre qua. È aumentato la barriera tra base e collettore, e voi sapete che per aumentare la barriera tra base e collettore si deve allargare la zona di svuotamento, abbiamo visto insieme. Se si allarga la zona di svuotamento, penetra di più dentro la base, no? Cioè, vedete cosa succede? Immaginiamo di allargare ancora un altro po', allarga ancora un altro po', succede questo. Quindi l'effetto è che in pratica la corrente di elettroni che arriva dall'emettitore viene facilitata nel raggiungere il collettore e c'è meno ricombinazione qua in base. E la corrente di base che va verso l'emettitore viene un po' ridotta perché la base viene ristretta, no? È meno popolata di elettroni, vedete? In pratica ho ridotto man mano che si aumenta da questa parte la zona di svuotamento, la parte residua della base si riduce. Quindi si riduce la corrente di lacune tra base e emettitore. Questo effetto complessivo fa sì che la corrente di base diventi più piccola rispetto alla corrente di collettore, cioè aumenti il beta F. Ok? Quindi proviamo a scrivere la sequenza. Se aumenta
si chiama impersonale, VCE. Aumenta ovviamente VCB, si allarga la zona di svuotamento tra base e collettore. Questo fa sì che si restringe la base, la parte neutra della base si restringe, questo fa sì che si riduce la ricombinazione in base, non è una conseguenza, è soltanto di base, e si riduce la corrente di base. Questo a parità di corrente di emettitore si riduce la corrente di base. Siccome le caratteristiche le disegno a parità di corrente di base, no, usano come parametro la corrente di base, quindi io posso dire che a parità di corrente di base aumenta IC. Quindi questo è il risultato netto. Se aumenta VCE a parità di IB, quindi il grafico che sto facendo delle caratteristiche, aumenta IC. Questo è tutto l'effetto Early. Quello che noi vediamo, torno un attimo indietro a far vedere il grafico, è esattamente questo. Quando aumenta VCE, questi grafici sono fatti a parità di IB, no? Usando IB come parametro, in realtà la corrente di collettore aumenta. Allora, c'è un modo che si, diciamo, convenzionale, in cui si cerca di tener conto dell'effetto Early. Early è il nome della persona che l'ha spiegato questo effetto la prima volta. Okay? Allora, c'è una tensione di Early che consente di descrivere in modo abbastanza facile questo effetto. In pratica funziona in questo modo. Si dice che ora esagero la pendenza, ma giusto perché sennò non ci sta nel disegno. Allora si dice: queste sono le caratteristiche di uscita, e se si prova a estrapolare la parte lineare delle caratteristiche, all'incirca le caratteristiche si incrociano in un punto che corrisponde alla tensione, che chiamiamo meno VA. È una cosa un pochino approssimativa. Ora io ho fatto anche più brutto del giusto. Insomma, più o meno, se estrapolo la zona lineare, aspettate, fatemelo fare un pochino più bellino perché è veramente molto brutto. Allora, questa è una. Che più o meno torna, ecco, non è che adesso io... Se estrapolo la zona lineare, vedo che più o meno questi si incontrano solo in un punto, e questo punto dove si incontrano la chiamiamo tensione di Early. A che mi serve? Questa è come la spiegò lui, non è necessario spiegarla in questo modo, ma insomma, in realtà, cioè come la introdusse lui, la tensione Early, cioè lui Early. E cosa dice? Ok, se io ho un valore di VCE e il valore di IC corrispondente e conosco la tensione di Early, io posso dire, vabbè, allora la pendenza delle caratteristiche è la pendenza di questo
dell'ipotenusa è questo triangolo. La pendenza ipotenusa del triangolo è la tangente, quindi l'altezza del cateto, no? Il cateto diviso la base. Quindi cosa vuol dire? Il cateto è VCE più VA, anzi no, il cateto quello verticale, faccio la tangente, è IC, il cateto verticale è VCE più VA. Quindi la pendenza è circa C diviso VCE più VA. Poi VA è molto più grande di VCE di solito, quindi la pendenza è circa uguale a C su VA. Quindi in realtà questo che cosa mi dice? Se conosco la tensione di Early del dispositivo e conosco la corrente, posso ricavare la pendenza di quelle curve, la quantità proporzionale alla corrente. Quindi devo riuscire a ricavare la tensione di Early per il transistore che sto considerando. Se conosco la corrente, ho la pendenza di quelle curve. Pendenza delle caratteristiche di uscita.